Se ci soffermiamo a guardare questa antichissima pittura rupestre, vecchia di migliaia e migliaia di anni, a me personalmente, non so a voi ragazzi, ma la prima cosa che viene da dire è: chi l'ha disegnata oltre 10.000 anni fa disegnava molto meglio di me. Quello è poco ma sicuro. Quindi alla faccia degli antenati primitivi, come si suol dire. Ma poi, se ci soffermiamo su cosa significa, notiamo che attraverso un disegno come questo, fatto con un tizzone di carbone spento preso dal fuoco e tracciato sulla nuda roccia, chi ha fatto questo voleva comunicare delle informazioni che gli premevano, che gli stavano a cuore. Voleva comunicare a tutti i compagni del suo clan che quella era una preda da cacciare, da cui trarre il sostentamento, da cui trarre il nutrimento. Voleva essere una immagine per poter insegnare ai piccoli e ai giovani che sarebbero diventati cacciatori di domani che quella era una delle prede da potersi procacciare per poter sopravvivere alla fame e poter nutrire la tribù. Ma soprattutto quello che chi ha fatto quel disegno non avrebbe mai immaginato è che queste informazioni sarebbero arrivate attraverso i millenni fino a noi, fino al punto da darci anche un'informazione preziosa su un animale, questa particolare specie di rinoceronte, che oggi è estinta e non esiste più, ma che questo nostro antenato conosceva bene. Dalla pittura rupestre l'umanità sentì il bisogno di procurarsi mezzi più agevoli, comodi, per poter trasmettere attraverso i segni grafici, che ricordiamocelo, sono segni che diventano di epoca in epoca sempre più simbolici, sentire il bisogno di trasmettere quello che si portava nella mente e nell'intimo del cuore. Allora si inventò la carta. Nell'area del Mediterraneo lo sappiamo tutti, anche dagli studi di storia, che i tipi di carta che vengono inventati e poi prodotti sono il papiro e la pergamena. Perché? Perché l'uomo traeva dalla natura che lo circondava il necessario per poter non soltanto sopravvivere, ma vivere bene, vivere con consapevolezza, vivere con coscienza e con la coscienza di voler comunicare quello che si portava dentro. E così nasce la carta, così nascono tutti i sistemi per poter procurare il colore, sfruttando le piante, le erbe, i terreni, sfruttando anche gli animali. Per esempio, per potersi procurare l'inchiostro, sicuramente non si facevano intrugli chimicazzi come si fanno oggi, ma ci si procurava dagli animali marini, il polpo, il calamaro, la seppia, il calamaro che si chiamava Architeutis da parte dei latini, ma che i latini stessi alla fine finirono per chiamarlo un po' popolarmente calamarus, cioè calamaio, vasetto per l'inchiostro, dato che la penna con cui si scriveva veniva chiamata calamus, ed era lo stilo praticamente fatto con un semplice bastoncino di legno inciso a coltello per stendere l'inchiostro sulla pagina. E da lì si arriva a chi attraverso i millenni e i secoli ha poi scritto, composto testi e addirittura poi li ha copiati perché venissero trasmessi. Tutti a storia, per esempio, studiamo che quando finisce l'impero romano d'Occidente, se non ci fossero stati gli amanuensi nei monasteri, noi del mondo antico dell'Occidente non sapremo praticamente niente, perché era ovvio che non era interesse delle tribù barbariche conservare la cultura dell'Occidente, non era nelle loro corde, non perché non volessero, ma perché non rientrava nelle loro priorità culturali. Quindi meno male che c'è stato anche chi ha copiato e copiato attraverso gli anni, attraverso i secoli, con tanta fatica, le testimonianze di chi ci ha preceduto. E poi si arriva al momento in cui si fa il passaggio successivo, cioè finalmente si inventa il sistema, la stampa, il nostro caro Gutenberg che ha inventato la stampa per poter riprodurre, diciamo, in serie
sulla carta quelle informazioni che comunque gli esseri umani avevano il desiderio e il bisogno di trasmettere. E così via, fino alle soglie della nostra epoca moderna e contemporanea, dove si inventano le macchine da scrivere, dove alla fine arrivano i primi calcolatori, poi i computer, dove poi alla fine si arriva in quel mondo dove, ragazzi, siete nati voi, l'era del digitale. Ma sono tutte epoche e tutti i passaggi di epoca dove il desiderio dell'uomo di comunicare è rimasto sempre lo stesso. Cosa l'uomo desidera comunicare? Tante cose, dalle sciocchezze e stupidaggini alle cose divertenti, alle cose di vita quotidiana. Tantissimi reperti archeologici ci hanno riportato addirittura le liste della spesa o i libri dei conti, perché non soltanto noi dobbiamo fare i conti per arrivare in fondo al mese e vedere se ce la faccio bene o no con i soldi che ho. Anche nel mondo antico succedeva così. Non c'è proprio niente di nuovo sotto il sole. L'essere umano attraverso le epoche cambia la tecnologia e il suo modo di leggere il mondo e magari di relazionarsi socialmente, ma sostanzialmente l'essere umano rimane sempre lo stesso. E soprattutto è impressionante notare come certi documenti, certe testimonianze, certi scritti abbiano sfidato secoli e millenni per arrivare fino a noi. Pensiamo ai papiri di Ercolano, pensiamo ai rotoli contenuti nelle giare delle grotte di Qumran in Israele. Pensiamo a tantissime testimonianze scritte che ci sono arrivate su papiro, su pergamena, a volte sulle bende delle mummie, oppure su frammenti di coccio, che ci portano informazioni di un mondo che ci sembra lontanissimo, ma che invece con tenacia e con ostinazione ci ha voluto trasmettere delle informazioni che poi sono state o perdute e poi ritrovate, alcune, altre le abbiamo perdute irrimediabilmente, oppure che sono state copiate e ricopiate per essere ritrasmesse. Un esempio interessante da questo punto di vista è quando sono stati trovati rotoli antichi, per esempio dei testi della Bibbia ebraica, oppure quando è stata ritrovata non tantissimi anni fa quella che probabilmente è la copia più antica del libro del Corano, il libro sacro dell'Islam. Per gli studiosi risulta molto interessante fare una verifica, cioè il testo che è giunto a noi e che è passato di mano in mano, copiato e ricopiato, quanto è fedele a un testo, per esempio, di secoli o millenni fa. E nella stragrande maggioranza dei casi succede che questo testo sia di una fedeltà impressionante, 96-97%, dove il margine di cambiamento spesso è dettato o da errori di copiatura o da errori di ortografia, di cui il copista lì per lì, con tutta l'attenzione che ci ha messo, non ha avuto sentore. Pochissime volte si possono contare su una mano sono le volte in cui il copista coscientemente ha cambiato qualcosina nel testo, ma non per malafede, ma perché magari non gli tornava un concetto, un discorso o una parola specifica che non era più così affine al suo modo di pensare e di intendere i concetti o la logica di quel testo, perché ormai era un testo molto 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 antico. 96-97% di testi che attraversano secoli e millenni è una fedeltà impressionante. Se voi provate a giocare ad un gioco che quando ero giovane io, comincio a ragionare da vecchio, facevamo alle elementari e alle medie, cioè il telefono senza fili, vi accorgete delle cose buffissime e divertenti che possono succedere in appena 5 minuti. Ad esempio, in questo gioco partiva il primo giocatore e sussurrava nell'orecchio, cercando di scandire il più possibile certamente, una frase. Poi il giocatore che aveva ricevuto quella frase dall'orecchio la sussurrava in quello accanto e così via. Più si era, più ci si divertiva, perché il divertimento era vedere questa frase dal primo giocatore come era arrivata all'ultimo, e vi assicuro che quasi mai quella frase arrivava in maniera precisa. Perché? Perché era un gioco, perché si faceva per divertirsi, si faceva perché non ci stava così tanto a cuore trasmettere con fedeltà quell'informazione.
Ma l'essere umano, quando ha qualcosa che gli sta davvero molto a cuore, con le unghie e con i denti lotta con tutti i mezzi che la sua mente e la sua tecnica gli mettono a disposizione per poter trasmettere con grande fedeltà quei testi. E soprattutto i testi che l'essere umano, sparso nel mondo, ha ritenuto testi sacri, spesso e volentieri sono stati trasmessi con una fedeltà e una tenacia di memoria incredibile.